Questa la devi proprio sentire, è una roba da giù di testa. Beh, se ti dico Aston Martin e ti dico Vantage S, sicuramente sai che monta un motore 4.7 V8 che sviluppa 430 cavalli. Beh, ma mi dirai, che cosa c'è da ridere? Aspetta, se ti dico Swap Engine, ora incomincia a collegare un pochino le cose, perché Aston Martin per un singolo cliente ha realizzato una macchina molto particolare prendendo il motore della Vantage S che, come ti ho detto, sviluppa 430 cavalli. Lo Swap Engine che cos'è in particolare? È praticamente prendere un motore sportivo potente di una macchina e tendenzialmente metterlo sotto un'altra macchina più piccola e più compatta. Aston Martin, come ti dicevo, che cosa ha realizzato? Ha realizzato la prima Ultimate City Car, questo è il suo nome. Ha preso praticamente il motore della Vantage S, un V8 4007, e l'ha piantato sotto una Toyota IQ! Che da 0 a 100 fa meno di 4 secondi e 7 e sorpassa i 270 all'ora. Ovviamente tutto il telaio è stato rivisto con l'adozione di un roll bar, sedili monoscocca in carbonio della Recaro, un volante estraibile, e a livello telaistico è stato realizzato un doppio quadrilatero sia per l'asse anteriore che per l'asse posteriore. Il motore è stato messo in posizione anteriore e la trazione posteriore. Ovviamente sono stati rivisti i cerchi, che monta adesso dei 19, così da poter alloggiare sull'asse anteriore un 6 pompanti monolitico da 380 mm, mentre il posteriore monta un 340 mm a 4 pompanti sempre monolitico. Ma ti immagini girare per le nostre città con una Toyota IQ e un motore 4.7 V8 da 430 cavalli? Ovviamente in Inghilterra questo è tutto omologato e legale, praticamente come in Italia, che ti basta montare uno scarico e ti mettono in galera. Bene, come sempre è tutto e noi ci divertiamo a condividere queste straordinarie pazzie delle case automobilistiche e, perché no, like e condividi come sempre. Dai, discutine qua sotto che leggo qualche commento. Ciao, alla prossima, Demone del Sabatino!